Paredes molto bravo a sporcargli anche il pallone, 5 secondi per andare al tiro, va fino al fondo, Wright che trova Machiura con il fallo, mamma mia! E poi andare con il layup rovesciato per il canestro del nuovo +4 Tortona, risponde però subito il Ciaccio con la bomba del campione. Due giorni fa, il 4 di marzo, il pallone per Sanders ha costruito poco di Tortona, Sanders alla fine si prende un po' di contatto da parte di Jerian Grant. Gicin, per dirla in francese, mentre Jerian Grant risponde anche lui dall'altra parte con la bomba. Muove un po' poco l'attacco milanese, qui deve arrivare il blocco di Nelly per liberare il tiro di Baldasso, ancora da tre punti, ottavo punto della partita di Baldasso, proprio massimo vantaggio nella partita sul 30-24. Figlioi prova subito a rispondere con la bomba di Ariel Figlioi. Kane a liberare Sanders, Wright va comunque fino in fondo, trova lo scarico difficile per Machiura che ha pochissimo spazio e con il runner trova il canestro del meno 3. Veramente un secondo, perché sa che sarà lì e si farà trovare. Questo concetto di squadra, ma dall'altra parte Tommaso Baldasso, fire totalmente, 14° punto della sua partita, fuori adesso Sanders per rispondere ancora, mamma mia! Qui Belli è bravo a fare, diciamo, a dare il tapirulan, pallone per Mike Dom in punta, palleggio per JP Machiura che poi riesce in qualche modo a crearsi lo spazio per il tiro, quello è il suo tiro, di Kyle Hines per il Ciaccio Rodriguez che torna sotto dal suo ex compagno anche al Sesca, e insomma qua per fare pochissimo da Kane mentre è pronto a tornare sul BT dopo una brevissima pausa in panchina, gran palla e la schiacciata di Tyler Kane per Ramondino, qui Belli con la tirata fuori poi da Grant che ha tutto lo spazio del mondo per prendersi la bomba per il 12 che è il massimo vantaggio dell'Olimpia. Qui buona difesa di Mascolo su Ricci che deve andare fuori dal Viti, extra pass per Rodriguez che ha tutto lo spazio del mondo e questo non sbaglia nel 2000 mai. Ci aspetta l'arrivo di Figlioi che si stacca, poi va in palleggio Figlioi con il runner, grande giocata di Ariel Figlioi. La maggior parte delle volte anche in ottime posizioni difensive come in questo caso qua, e dall'altra parte proprio adesso a condurre la transizione.